Un fucile da caccia, sei pistole, un'arma da guerra, un silenziatore e oltre 800 proiettili. Un vero e proprio arsenale è stato sequestrato dalla polizia in un terreno isolato nel comune di San Colombano Certenoli, in provincia di Genova. Ad eccezione di una pistola, tutte le armi erano in buono stato di conservazione, perfettamente funzionanti e avevano la matricola a brasa, come ha spiegato il capo della squadra mobile di Genova, Annino Gargano. Sicuramente lo stato di conservazione delle armi, ci induce a ritenere che le armi potessero essere utilizzate in un qualsiasi momento e per questo uso evidentemente veniva fatta una manutenzione delle stesse. L'elevato numero delle munizioni, il tipo e la qualità delle pistole e il luogo dove erano state occultate, in un container, in un posto isolato, inducono gli inquirenti a ritenere che possono essere state nascoste da una organizzazione criminale per utilizzarle in caso di necessità. Sul caso la Procura di Genova ha già aperto un'inchiesta e le indagini sono state affidate alla sezione criminalità organizzata della locale squadra mobile.